Cari amici di Promirrorless, benvenuti in questo video che, come vedete, non sono da solo, ma sono in compagnia del nostro caro Roberto e poi di un ospite molto, molto, molto gradito, un fotografo molto conosciuto. Insomma, se avete letto il titolo, molti di voi, insomma, già lo conoscono, Ernesto Basan. Ciao Ernesto, ben arrivato. Salve Roberto, salve Damiano, come Ciao stai? Ernesto, ciao. Ciao Ernesto, tra l'altro Ernesto ragazzi si sta collegando da New York perché in questo momento vive a New York in pieno lockdown anche lui, insomma come abbiamo vissuto anche noi, quindi periodo non proprio particolarmente felice Ernesto, però insomma è voluto essere qui insieme a noi per condividere la sua grande esperienza e la sua soprattutto grande passione per la fotografia. Allora Ernesto, se sei d'accordo, prima di farti qualche domanda, racconto qualche cosina di te, poi se dico qualcosa che non è corretto, ti interrompimi pure e fammi sapere. Allora, intanto, classe 1959, palermitano, siciliano, no? Siciliano doc, da quanto ci hai raccontato l'ultima volta che ci siamo sentiti. Quindi inizi a 14 anni a fotografare, quindi la passione per la fotografia veramente molto prematura. E inizi a fotografare soprattutto la tua Sicilia, il paese, Palermo, la campagna, insomma, la tua terra. Hai pubblicato parecchi libri, tra l'altro poi sono curioso, ti chiederò perché proprio il fotolibro è così importante per te, è una cosa che mi interessa particolarmente. Hai pubblicato parecchi libri, hai deciso addirittura di creare una tua casa editrice. Anche di questo ti chiederemo poi dettagli, perché, come, insomma, un'avventura veramente molto bella. Ernesto Basan, insomma, ripeto, molti di voi già lo conosceranno, ma ha esposto le sue opere, le sue fotografie in tantissimi musei e gallerie, tra l'altro tra i quali il MoMA, il Museo di Fine Art di Houston, insomma, veramente una grandissima esperienza. C'è stato anche una parentesi, insomma, in Magnum, insomma. Fotografo veramente con la F maiuscola che ha fotografato gran parte della sua vita, per scelta, almeno anche nell'ultima parte, soprattutto della sua carriera a pellicola, molto amante del bianco e nero, però non solo, no? Ernesto, tu sei anche fotografo, a colori, insomma, di grande livello. E dal 2002 ti dedichi al mondo dei workshop. Anche questa è una cosa che vorrei sapere, insomma, perché hai deciso di dedicare così tanta passione al mondo dei workshop. Allora, quindi introduzione molto veloce, poi insomma durante l'intervista magari vi mandiamo anche qualche foto di Ernesto. Ernesto, volevo sapere, prima di tutto, la passione per la fotografia, 14 anni, veramente molto giovane, insomma, com'è nata? Sono curioso perché 14 anni è veramente un'età. Diciamo che a quell'età, più che una passione, era un hobby. Sì. Il cambio radicale è avvenuto nel 77, quando stavo per prendere la maturità classica. È una cosa che ho raccontato spesse volte, ma sempre è bello poterlo ricordare. E feci un sogno in cui ascoltai una voce che mi sussurrava quattro parole: devi fare il fotografo. Fantastico. La cosa più straordinaria di questo sogno, posso dirlo 42 anni dopo, continuo a seguire questo sogno, non è stato il sogno come tale, ma piuttosto il fatto che l'abbia ricordato il giorno successivo e che poi, svegliandomi, sia andato dritto dai miei genitori, particolarmente mio padre, che aveva già creato una sorta di carriera per me, deludendolo profondamente, ma dicendogli con fare sicuro, nonostante 17 anni le mie fotografie si incominciavano ad avere qualcosa, ma insomma non erano niente di particolare. E gli dissi: papà, farò il fotografo. Mio padre. Immagino in un periodo in cui il posto fisso era o il ruolo di avvocato o medico era, diciamo, il cliché classico, no? Mio padre faceva il chirurgo e Ecco quindi appunto. il primogenito sognava che il primogenito seguisse i suoi passi. La cosa bella da raccontare è che poi con gli anni
mio padre si rese conto che non volevo fare il fotografo di matrimoni, nonostante anche questo sia un lavoro di cui ho un profondo rispetto. Voi so che fate i matrimoni Sì. e tutta la fotografia è una professione speciale. Però nel mio caso volevo semplicemente fotografare quello che sentivo dentro, quello che vedevo attraverso l'occhio dell'anima interna, Certo. interiore. E quindi alla fine mio figlio sta studiando medicina. Vuole fare il chirurgo, quindi è saltata una Una generazione. generazione, sì. E l'altra cosa molto bella da ricordare è che mio padre, nel mio libro Before You Grow Up, una sorta di album di famiglia sui generi, no, sulla mia vita, ha predetto che mio figlio, Pietro, che si chiama appunto mio padre, sarebbe diventato medico quando i nostri figli, che sono gemelli, avevano 13 anni. Un destino scritto, Sì, fantastico. destinato, una Sì. cosa simile. Hai detto una cosa, Ernesto, molto interessante che mi sono segnato mentalmente. Dici, sono andato da mio papà dopo il sogno, insomma, poco dopo il sogno, e gli ho parlato con sicurezza, no? Quindi con determinazione. Ecco, questa è una cosa secondo me bella, perché a volte uno magari si lascia condizionare dalle persone che ci stanno intorno, che ovviamente oggi forse un pochino meno, ma in passato veramente il modello. Specialmente i genitori, eh? I genitori Sì, è possono avere una ovvio. grandissima influenza. Certo, e quindi avere quella sicurezza dentro e esprimerla con decisione, con determinazione, è comunque un passaggio chiave. Penso che sia una cosa importante quella che hai detto, anche come messaggio per chi vuole eventualmente intraprendere l'attività di fotografo, che oggi è particolarmente dura, insomma, anche dal punto di vista economico, insomma. Non so se sei d'accordo su questo. Assolutamente. È molto difficile essere fotografi oggi, forse più di prima, come hai detto tu giustamente, Damiano, perché grazie al digitale ci sono moltissimi più fotografi o persone che pensano di essere fotografi e Grande frase questa. quindi è molto, molto, è una sfida, diciamo. Vi ammiro molto perché so che sicuramente anche per voi non è stato facile poter iniziare questa vostra attività che avete, che immagino vada bene. Sono grandi sacrifici che si fanno solamente se si ha una grande passione per la fotografia. Tra l'altro, Roberto, tu quando vuoi intervieni Sì. pure. Tra l'altro, riflettevo appunto una delle difficoltà di essere fotografi oggi sono anche le tempistiche entro cui devi consegnare il tuo lavoro, insomma, ciò che ti viene chiesto dal committente. E nel caso dei progetti, ad esempio, penso ai progetti che hai sviluppato, insomma, ti sei dedicato tantissimo al mondo dei fotolibri, no? Poi magari ci racconterai se vuoi come mai proprio il fotolibro. Ecco, quanto è importante il tempo, per un progetto fotografico, cioè per la buona fotografia? Questa è una domanda importante, Damiano. Io ritengo che fotografare sia difficile. Io scatto, come dicevi tu prima, a pellicola ancora, e quando guardo i miei provini, nonostante abbia questa esperienza ormai più di 40 anni, posso dire con grande sincerità che la stragrande maggioranza dei negativi scattati non valgono assolutamente niente. Le fotografie sono state totalmente mancate da me, nel mio caso, e da altri. Quindi il tempo
È una maniera per aiutarci a, nel mio caso, a ritornare nello stesso luogo e a poter provare magari una situazione simile a quella vissuta in cui appunto la foto non ha funzionato e cercare di cogliere questo momento. Grazie workshop, praticamente da quasi 20 anni. Come mi piace dire, come un mulo, come si dice, ben determinato, sono tornato negli stessi posti piuttosto che saltare da un posto all'altro nel mondo. E quindi anche i lavori cubani sono una conferma di quello che sto dicendo. Il primo libro che ho fatto su Cuba ho dedicato 14 anni della mia vita, che sono tanti se uno ci pensa, capito? Alla fine avevo fatto, dopo che siamo andati via a Cuba, tre libri, uno a colori al campo dedicato al mio rapporto con i contadini cubani, forse gli unici amici che ho avuto a Cuba. Poi un terzo libro che si chiama Isla, quello scattato solamente con una macchina panoramica. La cosa che trovo sconvolgente è proprio questo, che ci vuole tempo per poter approfondire. Ci sono un sacco di libri fotografici in questo momento che vengono fuori molto più che negli anni passati, ma la maggior parte sono superficiali perché il fotografo non ha dedicato il tempo necessario per poter approfondire il proprio soggetto o soggetti. Posso chiedere a Ernesto una cosa? Hai parlato di tempo nel fotografare, no? Parlando della fase di post-produzione, è vero che è meglio non andare a post-produrre o a scegliere i propri scatti immediatamente dopo che si è finito il lavoro ed è meglio far trascorrere un po' di tempo per essere più obiettivi, più distaccati e più critici verso il proprio lavoro? Bravissimo Roberto, infatti è proprio così. Bisogna cercare di lasciare passare del tempo perché siamo troppo attaccati emotivamente, Certo. emozionalmente alle nostre foto, perché abbiamo vissuto quei momenti e quindi ci sembra spesso, sbagliando, che le foto siano bellissime. E quindi ci vuole anche l'aiuto di persone che non erano con te, che non hanno vissuto quei momenti, che quindi in maniera totalmente distaccata ti possono aiutare a decifrare l'immagine, a capire se l'immagine veramente rappresenta la quintessenza di quel determinato momento, di quel determinato sentimento. Io quando faccio un libro mi prendo sempre 2 anni per poter fare la cernita finale e creare la sequenza, che è un altro aspetto importantissimo nel fare un libro. Quindi creare questa sorta di partitura musicale che ti permette unire tutte queste foto che hai scattato e dargli una sua fluidezza, capito? Quindi la fase di scelta non la fai da sola, ma la fai aiutata da altri collaboratori, giusto? Sì, generalmente da quello che mi raccontano i miei colleghi, loro generalmente i libri li fanno con due o tre amici di fiducia, poi se hanno un editore, con le persone addette al lavoro di editing. Io invece ho iniziato da diversi anni quello che descrivo come editing corale, cioè Interessante. coinvolgo
Per il primo libro su Cuba, il primo libro che ho stampato in maniera indipendente, ho coinvolto almeno 60-70 studenti. E poi posso spiegarvi meglio in che cosa consiste questo coinvolgimento. Sì, volentieri. Però capito, io sono convinto che ognuno di noi, tu Roberto, tu Damiano, ognuno di voi ha una propria, ognuno di noi ha una sua sensibilità. E questa sensibilità varia perché il background in cui siamo cresciuti, in cui siamo nati, è completamente diverso. E quindi ognuno di noi ha una sua visione specifica della vita. E quindi guardando, facendo, mostrando le mie fotografie, i miei studenti, spesso mi hanno aiutato ad eliminare fotografie, a cambiare la sequenza. Adesso che ho già autopubblicato 5 libri, tra cui l'ultimo che è appena uscito a gennaio su Cuba, di cui dovremo parlare magari un po' dopo, ho creato naturalmente quello che chiamo un gruppo di editori d'élite, che sono circa 8 studenti che con amore, grande amore, compassione, generosità e gratitudine, aggiungerei, sono disposti a vedere come una partita a scacchi questi piccoli cambi che io settimana dopo settimana posso apportare al futuro libro e sono disposti a vederlo e a darmi i loro consigli. Quindi Ascolta, Ernesto, sì, ma è un lavoro, e tra l'altro è molto particolare, insomma, questo editing, diciamo, a più mani, è una cosa che francamente è la prima volta che lo sento, anche perché spesso il fotografo è abbastanza geloso del proprio lavoro, delle proprie immagini, insomma, è sempre un passaggio molto delicato. Anche perché questa è la domanda che volevo farti, cioè dove, anche se può sembrare forse banale, ma insomma credo che alla fine abbia un senso, cioè quando e dove nasce il lavoro per un fotolibro? Perché nasce a posteriori tramite l'editing, tramite la selezione, tramite facendo decantare praticamente le immagini, nasce molto prima, insomma i tuoi lavori ad esempio, quando è che è venuto la scintilla di dire ok, da lì faccio un fotolibro? Sì, questa è una buona domanda. Diciamo che a me piace dire che le mie fotografie, quando sono pronte per diventare un libro, me lo fanno sapere in maniera quasi magica. Ti do un esempio concreto. Quando io sono stato a Cuba dal 92 al 2006. Quando siamo andati via, siamo stati costretti ad andare via per causa dei miei workshop, io ero convinto, andando, trasferendoci in Messico, dove abbiamo vissuto per 9 anni, che si sarebbe fatto, che si stava preparando un unico libro, il primo, Bazán Cuba. Non avevo la benché minima idea che c'erano, mi stavo portando via assieme a me altri 2 libri al Campo Isla, e questi 2 libri, dopo che abbiamo fatto Bazán Cuba, sono nati lentamente. Improvvisamente ho aperto una scatola Di negativi, di provini, insomma. No, di una scatola che conteneva immagini fotografiche, fotografie. E ho aperto questo lì, questa scatola, e ho trovato tutte queste fotografie a colori. Ho detto, cavolo, sono interessanti. Però ho capito, penso sempre che sono io, dato che sono il fotografo, che piacciono a me.
Allora lì incomincia il lavoro in cui ho incominciato a fare vedere agli studenti, la mia compagna di vita, che è la prima, l'editor più severo fra tutti, e da lì è nato il secondo libro. Poi una cosa simile è successa a Parisla, ma capito, la bellezza di questo è che fondamentalmente quando io non scatto pensando a priori di fare dei libri, io scatto, mi godo la vita, mi godo i workshop con i miei studenti, io vado in giro a fotografare con i miei studenti, loro mi accompagnano, io non ho il timore che loro possano scattare foto migliori delle mie, spesso succede. Andiamo assieme, è una cosa corale ed è una caratteristica, direi mia, che mi contraddistingue in questo vasto mondo che è la fotografia attuale. Quindi, diciamo che una volta che siamo andati via da Cuba, arrivato in Messico, avevo già queste fotografie stampate e sapevo che andando via, specialmente nella maniera in cui siamo andati via, che potevo incominciare a fare questo libro, perché Bazán Cuba raccoglie appunto 14 anni di lavoro. E lì è iniziato il lavoro corale, che non solo è quello in cui loro mi aiutano, i miei studenti mi aiutano a fare l'editing, a poi creare la sequenza, ma poi la parte più difficile, come potete immaginare, è fare il fundraising, trovare i soldi per poter Esatto. andare da una tipografia e poter stampare il libro. Nella mia grande ingenuità, di Bazán Cuba abbiamo fatto tre versioni, una in italiano, una in inglese, una in spagnolo, perché ci sono i testi del mio diario che ho tradotto, sempre scrivendoli però a mano. Però alla fine ha pagato, perché il libro è andato alla grande, praticamente adesso in Italia per comprare questo libro o da Daniele, che dove rimangono le poche copie, o se lo cercate su internet, non costa meno di 200 euro, capito? In America costa molto di più, la versione inglese è la più rara di tutte, però alla fine queste cose sono cose poco importanti. La cosa importante è che il libro si è fatto, queste 4.000 copie ormai sono in giro per il mondo, in tutto il mondo, sparse per le città del mondo. E gli altri libri stanno seguendo più o meno la stessa strada. Ascolta, Ernesto, ti chiedo questo. Tu nel 2008, una cosa del genere, hai creato Bazán Photos Publishing, no? La tua casa editrice. Come mai non ti sei rivolto, come fanno il 99%, insomma, dei fotografi a editori, diciamo, a case editrici esterne? Perché nelle mie due esperienze precedenti di libro, il passato perpetuo che feci all'età di 23 anni, che è un libro di cui sono molto affezionato e che racconta la vita di noi, perché mi considero anche io italo-americano, delle comunità italo-americane. E poi ho fatto Passing Through nel 92, perché ero rimasto insoddisfatto da come gli editori, senza fare nomi, mi avevano trattato. Neanche parlare, non possiamo neanche parlare della remunerazione. Per il primo libro, l'editrice ebbe il coraggio di darmi un assegno per 50 euro, come pagamento. Come rimborso spese per i caffè che hai bevuto, insomma. Quindi
sapendo di aver avuto queste due esperienze negative, non volevo dare a nessun editore 14 anni della mia vita, tanto fotografica che vita di uomo. E quindi da lì è nata l'idea di fare questi libri in maniera indipendente, è andata bene, ne abbiamo stampati cinque miei, pubblicati cinque miei e tre dei miei studenti, cosa che da quel che mi dicono i miei studenti è una cosa rarissima perché generalmente i fotografi tendono a stampare i propri libri. Sì. E di questo mi sento umilmente orgoglioso. Ti Tu posso credi chiedere molto? una cosa? Scusami, Damiano, una Vai, vai. cosa, Ernesto. Parlavi di testo in italiano, in inglese e in ispanico, in spagnolo. L'introduzione dei libri la fai tu oppure la fa qualche tuo amico scrittore, che ne so, poeta? E qui il libro poi è raccontato, anche le varie immagini hanno delle didascalie che servono per capire la foto perché sono due stili ben diversi. Chi mette la foto, punto, e quindi tu devi interpretarla come vuoi. Invece qualcuno mette anche qualche didascalia, una storia di una sorta di narrazione. Il tuo approccio è così, è sempre stato così, è cambiato. No, il mio approccio, tranne appunto i primi libri, dove ho perso il controllo di chi avrebbe scritto, di dove sarebbe andata la parte scritta, cambiano completamente, sono radicalmente diversi. Intanto le didascalie non le metto accanto alle fotografie perché voglio che il lettore si goda la fotografia senza necessariamente dover sapere in quel momento preciso dove sia stata Certo. fatta la foto. Ho avuto la fortuna di utilizzare scrittori, curatori importanti per ogni libro, ma generalmente i loro scritti sono delle postfazioni, quindi vengono alla fine del libro. Io voglio che il libro sia goduto prima a livello visivo e poi, se hai voglia, se hai tempo, puoi leggere quello che loro hanno scritto. In alcuni casi racconto io, la mia esperienza, però allo stesso tempo, sempre per essere esatti, Roberto, nel primo libro su Cuba ho inserito come se fossero le separazioni fra un capitolo e l'altro, fra le foto, delle pagine del mio diario cubano, in cui raccontavo parecchie cose, quello che non riuscivo a fotografare, quindi ci scrivevo. E quindi in questo caso, in Bazán Cuba, i miei scritti appaiono fin dall'inizio. Ho inserito anche all'inizio questo libro una serie di provini, però senza scegliere la fotografia che poi ho scelto, per permettere al lettore di avere anche lui la propria lettura di questi provini e di poter trovare lui, nel caso la trovasse, una foto che a lui possa piacere, capito? Quindi queste, diciamo, sono. Bazán Cuba è un'eccezione. Generalmente il libro inizia sempre senza prefazioni. Come dicevo prima, ci sono sempre spesso postfazioni. Nell'ultimo libro, 25 dicembre, ci sono parecchie citazioni che ho deciso, rispetto agli altri libri in cui accoppiavo la citazione alla foto, di mantenere isolate dalla foto perché volevo che la citazione avesse lo stesso peso, la stessa importanza della fotografia che poi segue nella pagina successiva. E quindi in questo caso c'è stata un'evoluzione.
È molto bello. È molto bello e anche abbastanza diverso rispetto, insomma, a quello che siamo soliti vedere. Ho visto che tu lavori molto, Ernesto, sulle edizioni limitate con i libri. Cioè, è una, all'interno del libro hai fatto anche prestato molta cura alla qualità della carta, della stampa, perché spesso uno dei punti deboli dei fotolibri, ti parlo ad esempio da stampatore fine art, una delle cose che un po' mi dispiace quando acquisto un fotolibro è non potermi godere appieno anche tutto ciò che la fotografia magari stampata riesce a regalarti, no? Recentemente sono andato a vedere una mostra di Ken, ho il suo libro, ho acquistato poi il libro e c'era veramente un abisso quantico tra la mostra, poi Ken, insomma, come sai, lavora ancora a pellicola, sviluppa lui, però Ken fa anche delle edizioni limitate dei suoi libri la qualità della stampa è elevatissima. Anche tu presti attenzione a questo aspetto oppure è un... Assolutamente sì, per me le edizioni limitate sono l'ariete che mi permette di raccogliere la stragrande maggioranza dei fondi, perché come sapete per fare un libro ci vogliono parecchi soldini. Esatto. E quindi le mie edizioni limitate sono curatissime. Ognuna viene fatta, per esempio ogni scatola dove viene inserito il libro con la stampa numerata e così via, da degli artigiani veneti, perché io stampo in Veneto, e mi permettono di raccogliere la grande maggioranza dei fondi. Poi ci sono coloro che comprano invece la copia normale del libro. Normale. Voi avete alcuni miei libri o non li avete mai visti? No, dal vivo non l'ho ancora mai visto, un tuo libro... Io mi cospargo il capo di cenere e dico la mia colpa, però no, saranno i miei prossimi acquisti, perché mi stai incuriosendo tantissimo, Ernesto, veramente. Grazie, Roberto. Daniele mi ha detto che se li volete acquistare basta che glielo dite e lui ve li spedisce. Mi metterò in contatto con Daniele, sì, volentieri. Dovete entrare in contatto con Daniele. Non perché sono i miei libri, o come ha detto Roberto, sono dei libri unici. Cioè, pensate un attimo, adesso sempre lo dico con grande modestia e umiltà, però pensate un attimo, riflettete un attimo a questa cosa che sto per dire. Nella storia della fotografia mondiale, quanti fotografi hanno dedicato quasi 3 decenni allo stesso soggetto, autopubblicando 4 libri. L'ultimo, vi racconto brevemente, cioè io quando sono andato via da Cuba nel 2006 sono diventato immediatamente persona non gradita, per tutta una serie di motivi che non vale la pena discutere. Per me il capitolo cubano era un capitolo chiuso per sempre. Ebbene, nel 2015 una mattina mi sveglio e la mia compagna Rita, quasi incazzata, mi dice: ma come non mi hai detto niente che stai tornando a Cuba, che impartirai i tuoi workshop? Io l'ho guardata stralunato dicendogli: ma di cosa ne stai parlando? Poi, essendo anche pragmatica, ha detto: fammi controllare con la realtà, e quindi è andata al consolato cubano e per magia le hanno confermato che il suo sogno era verità e che sì, io ero stato tolto dal libro dei cattivi. E per quale, recondita, cioè motivazione, così? No, guarda, preferisco non parlarne perché non ne vale la pena. Comunque non c'è più dei cattivi. Quindi immaginate un attimo, ho pensato un attimo a che cosa significa che la vita mi abbia regalato non solo questi primi 3 libri che per me erano definitivi, ma che mi ha permesso di tornare timidamente, perché l'ultima cosa che mi immaginavo tornando è che avrei fatto un quarto libro,
E poco a poco, lentamente, impartendo i workshop, ritornando per tutta una serie di date importanti, alla fine ne è venuto fuori un quarto libro che per molti le mie fan rimane il più bello, il più forte. Io preferisco non dare classifiche, non fare classifiche, e quindi li amo tutti e quattro. Assieme agli altri libri che ho fatto in passato, e quindi è veramente per me sconvolgente pensare questo, e ne sono, ribadisco, umilmente grato alla vita, all'energia che ci accompagna ogni giorno, che ho potuto lasciare alla posterità. Questa mia visione dell'isola. Ascolta Ernesto, ti chiedevo una cosa. Quattro libri, tanti anni, la tua fotografia si è evoluta nel frattempo? Cioè, se sì, in che modo? Insomma, come. Sì, si è evoluto in maniera estremamente naturale. Come vi ho raccontato, io ho iniziato la mia carriera fotografica con il 28 mm. Che ho Ci utilizzato. dicesti, ecco, per quanti anni Ernesto hai utilizzato il 28, solo il 28, perché diciamo ai nostri amici solo il 28. Sì, Sì, a tutti gli 28. amanti dei super corrée di zoom, non zoom e 8000 focali. Sentite per quanti anni Ernesto ha usato sempre solo il Grande 28. Ernesto. Solo esclusivamente il 28 per almeno 25 anni. Poi Fantastico. un giorno mi sono stancato, Ah l'ho beh, ci credo. tolto. Il 28 è un obiettivo straordinario che ti permette di inserire nella stessa foto Tanto situazioni. contesto, sì. Ma devi entrare nella foto, però, proprio fisicamente. Poi l'ho tolto, ho messo un 35 che ho tenuto per tanti altri anni, adesso non mi ricordo più quanti. E poi naturalmente il 35 è andato via e ho messo il 50. Quindi ti stai allontanando dalla scena. No, mi sto avvicinando. Avvicinando perché sì, nel senso che non sei più dentro, ma stringi il campo inquadrato, quindi hai una sorta di semplificazione. Bravo, diventano sempre più minimaliste le mie fotografie. Nei miei primi libri, ribadisco appunto, avendo usato il 28, ci sono diverse situazioni che stanno occorrendo nello stesso momento che il 28 mi permette di cogliere contemporaneamente. Con il 50, invece, adesso fotografo dei piccoli haiku, piccole poesie, in cui con poche parole, però con lo stesso pathos e con la stessa forza riesco a raccontare, secondo me. Quindi quella che prima era una sorta di orchestrazione della fotografia, quindi con tanti soggetti nello stesso fotogramma, adesso semplifichi e vai sul singolo, massimo due strumenti che con poche note devono emozionare e raccontare, giusto? Detto benissimo, Roberto, bravissimo. Con poche note devono continuare ad emozionare il lettore nella stessa maniera in cui potevo emozionare i miei lettori quando utilizzavo il 28. Sì, tra l'altro, scusa Ernesto se ti ho interrotto, una cosa che trovo veramente, mentre parlavate, riflettevo, che trovo molto difficile, ci vuole una grande abilità nel costruire un libro di diverse pagine, quindi diverse fotografie, con un'unica focale, variando il ritmo, quindi dando comunque forza al libro stesso, è veramente un compito arduo, cioè lo trovo una sfida poi dal punto di vista anche dell'editing ancora maggiore, insomma, per non creare, insomma, è vero che avere un stesso angolo di campo, una stessa visione, in qualche modo crea coerenza visiva, però al tempo stesso c'è bisogno anche un po' di variare poi il ritmo, no? Credo. Sì, infatti è proprio così. Addirittura in quest'ultimo libro, sempre in maniera intuitiva, ho iniziato ad utilizzare
altri strumenti fotografici. Vi faccio un esempio per tutti. Mentre andavo in giro per le strade dell'Avana, in maniera istintiva incominciai a raccogliere da terra degli oggetti che in qualche maniera mi piacevano. Il primo che raccolsi fu una bottiglia metallica di Coca-Cola, completamente appiattita e logorata dal tempo, che sono solamente in vendita qui negli Stati Uniti e non si trovano neanche qui con molta facilità. Che cosa significava per me questa bottiglia? Col senno di poi, il fatto che nel 2014 c'era stata l'apertura di Obama verso Cuba, però capito, in quel momento io rimasi colpito semplicemente da questa bellissima bottiglia completamente appiattita. Poi incominciare a raccogliere un velo di prima comunione, una scarpa rotta, che altro? Vabbè, il cappello militare, quello del nonno di Sissi, quindi questo qui ce l'abbiamo qui a casa. E poi in un secondo momento, sempre in maniera totalmente intuitiva, mi resi conto che questi oggetti potevo fotografarli in studio e trasformarli in nature morte da inserire come altro elemento del mio discorso fotografico all'interno di questo libro. Quindi in questo libro ci sono foto in bianco e nero scattate in pellicola, foto scattate in studio, due foto scattate con la macchina digitale e alcuni collage. Quindi è un mélange di vari stili fotografici, ma che con l'editing e con la sequenza dopo 2 anni di lavoro scorrono con una certa fluidezza. E quindi di questo diciamo è quindi un passaggio nuovo e questo è l'Ernesto del 2020, capito? Ernesto, tu hai avuto degli spunti dei grandi fotografi o anche pittori che ti hanno in un certo senso, almeno nel primo periodo, indirizzato verso un certo tipo di fotografia? Cioè, io ti sto chiedendo, la cultura fotografica, adesso ho l'impressione che si stia un po' perdendo, no? Si guarda molto la tecnologia, ma si sta perdendo quello che è la cultura. E si vede anche dalle foto che girano sul web. Oppure si guardano molto le proprie foto. E si guardano, cioè, non, manca la cultura. Tu a livello culturale hai avuto una crescita, hai avuto degli ispiratori, ti sei fatto completamente da solo? Com'è stato il tuo percorso? No, ovviamente ci sono state delle grandi influenze, dalla pittura, dalla letteratura, dal cinema. Ma se dovessi nominare la mia influenza più importante a livello fotografico, il mio mentore, direi senza ombra di dubbio che è stato Robert Frank. Che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, e mi piace sempre aggiungere questa frase che Robert Frank, con un libro che conoscerete, immagino, gli americani, non solo ha creato uno dei libri più importanti della storia della fotografia mondiale, ma e quindi si può considerare uno dei più grandi fotografi che siano mai esistiti. Ma quello che io amo di questa persona è che era anche una persona decente. E io dico sempre, e lo continuo a ripetere, che tu puoi essere un grande chirurgo, un grande fotografo, un grande calciatore, avvocato, però
prima di ciò bisogna essere le persone decenti, con i propri difetti e i propri pregi, però disposte ad essere compassionevoli, ad aiutare il prossimo, a non pensare solamente ed esclusivamente a se stessi. E per me questo è importante, Robert Frank me lo dimostrò che era così, lo chiamai, non mi conosceva, e il giorno dopo mi invitò a casa sua e mi dette il benvenuto in pigiama e mi portò direttamente in camera da letto, quindi dimostrando il fatto che era una persona come tante, che non si atteggiava a grande fotografo, cosa che spesso succede e che io francamente non amo, di tanti. Quindi umiltà, modestia, umanità e compassione, cosa che invece sì. Penso non sia comune tra i grandi nomi della fotografia. Non credo. Ma non lo so, Roberto, perché ma io ho visto anche spesso nel fotogiornalismo, vedo anche un po' di un approccio un po' snob, un po' troppo da intellettuale. Sì, quindi sono pienamente d'accordo. Tu l'hai conosciuto, Robert Frank, e poi hai avuto anche una vita abbastanza difficile, no? A livello personale, e quindi rimanere in qualche modo aperto all'altro, insomma, denota uno spirito importante, perché quando ci sono traumi del genere si tende un po' a chiudersi in se stessi. Assolutamente. Questo l'ho amato tanto. Ernesto, volevo chiederti una cosa un po' più, se vogliamo, tecnica. Bianco e nero colore è stato un inizio, immagini bianco e nero e poi colore, oppure c'è qualche motivo tra il bianco e nero e il colore, insomma, come ti muovi tra questi due linguaggi, perché poi sono due forme un po' diverse, espressive completamente diverse. Ma io vengo considerato un fotografo bianco e nero, e in parte è vero, perché tranne con l'eccezione di Al Campo, tutti i libri che ho fatto fino adesso sono tutti in bianco e nero. Sono, come dice giustamente, due approcci diversi. Quando cominciai a scattare per Al Campo lo feci perché una curatrice mi chiese di partecipare ad un libro, un progetto fotografico, poi divenne un libro, in cui si chiese: scatta a colori, Cuba è piena di colori, il tuo bianco e nero sai che mi piace molto, però vorrei poter utilizzare, vedere la tua visione a colori. E quindi nacque in questa maniera il mio scatto a colori personale. Devo anche aggiungere che, avendo lavorato come freelance, come fotografo per 20 anni, prima di iniziare i workshop, scattavo costantemente a colori, perché quasi tutte le riviste che mi davano lavoro mi chiedevano di scattare a colori. Però diciamo, adesso per esempio ultimamente, negli ultimi viaggi a Cuba, dopo che è uscito il libro, ho voluto in qualche maniera trovare ispirazione in maniera alternativa a quello che avevo già fatto in 4 libri, e quindi ho scattato esclusivamente, so che questo vi farà ridere, con l'iPhone, con il cellulare, e in formato 6x6. Formato quadrato, sì. Formato quadrato. Che cosa farò di queste foto? Non ne ho la benché minima idea. Sono piccole tracce di quello che io ho sentito in questi ultimi 2 viaggi. E devo dire che, avendole viste io, avendole fatte vedere ad altre persone, sono le foto che danno, racconto un'altra versione di Cuba attraverso i miei occhi, ma per il momento rimarranno tali, cioè non ho intenzione di fare un altro libro. Ti chiedo una cosa, Ernesto, perché sono curiosità che abbiamo noi, che penso che possono anche interessare i nostri amici.
tu hai parlato dell'importanza dell'editing, della sequenza che è fondamentale. Ora, tu hai scattato a pellicola, molto in bianco e nero, lo sviluppo e la stampa l'hai curata tu, ti sei affidato a qualcuno, com'è la relazione eventualmente con l'altro che ha contribuito alla creazione delle tue immagini? Perché, insomma, tra l'altro le tue foto sono anche abbastanza interpretate nei rapporti serie dei chiaroscuri, eccetera. Ti va di raccontarci qualcosa di questo oppure sì. Sono dei segreti? No, assolutamente non sono dei segreti. Diciamo che l'80% dei negativi che ho scattato in tutta la mia vita li ho sempre sviluppati io. Mm-hmm. È una sorta di pratica zen, nel senso che io ho 5 taniche da 8, mm-hmm. quindi me ne vado in cantina e per caricare questi 40 rullini impiego come minimo un'ora, se non va qualcosa male. E dopodiché sapete tutto il tempo che ci vuole per sviluppare una tanica, sciacquarla, asciugarla, poi tagliare i negativi, poi portarli in camoscura e fare i provini. Per quanto riguarda le stampe, io sono un discreto stampatore, però mi toglie troppo tempo e quindi per quanto riguarda quelle che io chiamo le stampe di lavoro, cioè le prime stampe, certo. Per la fotografia regge ancora dal provino piccolina a una fotografia di 18 ingrandita, sì. Le faccio io quasi sempre. Quando invece poi si tratta di preparare una mostra e di fare delle foto per dei collezionisti o per dei musei, in questo caso mi affido da ormai tanti anni ad uno stampatore messicano. Prima di lui mi sono affidato al mio professore di stampa fotografica all'università a New York, dove ho studiato, alla School of Visual Arts, che divenne poi mio amico. E vi racconto questo anche per ritornare brevemente al fatto di essere generosi, altruisti e compassionevoli. Gli regalai, gli comprai a questo signore che già non c'è più, Mike Levins, un biglietto per venire con me a Cuba, che era il nostro grande sogno, quello di essere in un posto particolarmente interessante e finalmente di non avere nessun altro impegno tranne quello di andare in giro tutto il giorno a fotografare liberamente. La cosa si è realizzata, appunto gli ho comprato, io gli avevo detto se mi spedisci, se mi fai questo piacere di spedirmi queste foto assieme a questo dossier per un concorso, se vinco il concorso ti pago il biglietto per Cuba. La cosa andò in porto e quindi mantenni la mia promessa e in cambio la vita mi ha dato l'opportunità di conoscere la mia compagna di vita, perché la conobbe lui. Io ero a 20 metri di distanza, fotografando, ballando perché c'era della musica, e lui continuava a chiamarmi anche perché non parlava spagnolo. E aveva appena conosciuto queste tre giovani ragazze cubane e finalmente dopo la sua insistenza mi avvicinai e, come mi piace dire, mi presentò su un piatto d'argento. Ora provate a immaginare per un attimo, a calcolare quali sarebbero state le possibilità di avere conosciuto questa persona se non fossi stato un po' generoso con lui. A parte questo, è una cosa molto bella, alla fine del viaggio mi disse: Ernesto, grazie. Queste sono state le due settimane più belle della mia vita. Fantastico. Ma anche le tue, penso, Ernesto. Anche le mie, perché
Hai conosciuto una persona abbastanza importante? Eravamo molto vicini e poi mi ha permesso di conoscere una persona abbastanza importante. Scusa Dami, adesso che non viaggi più a Cuba, almeno viaggi molto meno, qual è la tua zona in Italia a questo punto che ami? È una mia curiosità. Ma guarda, in Italia da quasi 20 anni fotografo la Settimana Santa in provincia di Trapani e a Trapani. Da quasi 20 anni, quindi prova a immaginare ogni anno andare a fotografare praticamente le stesse processioni, però come dicevo all'inizio mi hanno dato l'opportunità di poter scavare e se tutto va bene questo sarà, dovrebbe essere il mio prossimo libro che si chiamerà Il Triangolo della Fede e che dovrebbe uscire fra il prossimo anno e quello successivo per festeggiare questi 20 anni. Un altro luogo in Italia che mi affascina molto e che fotografo da 7-8 anni è Napoli, che per me che vengo a Palermo è una città interessante che ha delle similitudini, ma allo stesso tempo è una città ancora più complessa, più misteriosa e che è un po' America Latina, un po' Africa, un po' Italia, un po' tutto. Gli altri posti dove fotografo da tanti anni sono Bahia, nello stato di Bahia in Brasile, poi il Perù, nelle Ande, nella zona preandina di Cusco, poi anche nella zona amazzonica e poi il Messico, che è stato il mio paese d'adozione dopo Cuba, che amo molto, e da tanti anni fotografiamo sia il culto alla Vergine di Guadalupe, di cui sono fedele, e poi anche il Dia del Giorno dei Morti, che in Messico è una tradizione importantissima e che per la cultura indigena ovviamente ti permette di poterlo fotografare non solamente un giorno, ma per una settimana, diciamo. Comunque intravedo in te, per quello che stai dicendo, una specie di attrazione per quello che è il sole e la religiosità. Cioè, tu vedo che tendi comunque ad andare in paesi dove la caratteristica è il sole, la luce, quindi ami anche probabilmente le scene con alto contrasto, cioè delle tonalità piuttosto secche, dei chiaroscuri piuttosto netti. Cioè, la tua sicilianità comunque viene fuori anche nel tuo parlato, nelle tue preferenze comunque fotografiche, perché bene o male tutte le zone di cui sei innamorato hanno la stessa matrice, mi pare di capire. Sì, diciamo che sono quelli che io definisco il sud del mondo. Stavo pensando, mentre parlavi Ernesto, che 20 anni nello stesso posto e rimanere, tra virgolette, un po' ingenui, cioè avere uno sguardo da bambino dopo così tanti anni, veramente è una grande abilità, perché dopo un po' di tempo uno va nei soliti posti, tende un po' a rivedere e a rifare le stesse foto, invece riuscire a rimanere freschi è qualcosa di veramente notevole, complimenti, è una cosa che... questo è qualcosa che tu riesci anche a vivere da docente, perché nei tuoi workshop, che sono, da quanto ho capito, puramente esperienziali, no? Quindi sono tanti giorni vissuti insieme. Quanti giorni fate? Una settimana? 10 giorni? 10 giorni. Ecco, 10 giorni, dove c'è anche un vissuto vero, no? Reale, perché penso pranzerete insieme, farete insomma... una sorta di simbiosi. Ecco, una sorta di simbiosi. Infatti mi hai letto nel pensiero, perché sto facendo una domanda, cioè cosa i workshop e le persone che frequentano i workshop ti in qualche modo donano e cosa riesci a donare, a passare tu, insomma, e cosa ti dicono loro attraverso i workshop? È quello che dicevamo prima, Damiano, è un intercambio
tra persone che in qualche maniera sono state predestinate a venire al workshop o ai workshop. E io imparo tanto da loro, dalle loro fotografie, loro imparano da me. Quindi, capito, non è solamente il maestro dalla Torre d'Avorio che imparte le classi, le lezioni. E poi, come dicevi giustamente, si mangia assieme, si dorme nello stesso albergo. E quindi alla fine di questi 10 giorni succede spesso che si senta più vicini. E quindi ho avuto il piacere nel corso degli anni di poter creare profonde amicizie con tantissimi dei miei studenti. Fantastico. Durante il workshop tu fai anche l'editing ai loro lavori che scattano. Ovviamente è importantissimo, ogni giorno. Fantastico. Veramente bello. Adesso sei chiaramente in stand-by per via del Covid, ma penso che intendi ripartire appena possibile, no? Insomma, con le attività didattiche. Esatto, sì, è una cosa che manca tantissimo. Coronavirus permettendo, spero di poterlo fare quanto prima. Il tuo prossimo programmato, almeno che insomma che avevi programmato, che hai ancora in mente, quale sarebbe? Sarebbe ad ottobre, fine ottobre, in Messico. Ma sono a numero chiuso, suppongo. Rigorosamente a numero chiuso. No, necessariamente no. Si iscrivono, come dicevo prima, coloro che alla fine vogliono venire. Ovviamente c'ho un top, non prendo più i 12 studenti, ma generalmente il gruppo può variare dai 4 ai 6 agli 8 studenti. Ok, tutto in lingua inglese? No, un sacco di volte parlo in italiano Un po' perché spagnolo, un po' inglese, secondo secondo della con i sottotitoli? Vabbè, di parlare lo studente. insomma, il linguaggio generale è la fotografia, dai, il linguaggio universale poi è quello. Va bene, ascolta, se dovessi dare un consiglio a un fotografo che vuole partire adesso. Come fotografo, riesci a tirar fuori qualcosa, a darci un consiglio? Oppure, visto insomma che hai sulle spalle veramente tante esperienze, hai visto cambiare il mondo e tra l'altro a livello internazionale? Ma il consiglio che do è che bisogna veramente sentire questa passione se si vuole fare il fotografo, sia fotografo per le riviste, matrimoni, mobili, interni, qualsiasi tipo di fotografia. Bisogna amarlo il lavoro. Se si ha questo amore, non si fa tanto per dire, tanto per fare qualcosa, con molta pazienza e perseveranza, sicuramente si raggiungeranno dei buoni risultati. E mi sembra di capire, almeno ti ho ascoltato, che un po' nella tua vita c'è sempre stata una sorta di mano esterna che in qualche modo ti ha guidato, no? Quindi avere anche la fede, lasciarsi guidare chiamiamola da questa mano esterna, insomma, anche dalla propria intuizione, secondo me è un passaggio importante. Insomma, hai citato dei momenti della vita che sono sempre stati, eri pronto ad accoglierli, perché poi è fondamentale essere. Sì, assolutamente, io ne sono consapevole. Cioè, dopo che feci quel sogno a 17 anni, essendo giovane, per tanti anni dimenticai che c'era stato questo aiuto, questa indicazione da parte del cielo. Adesso, con il passare del tempo, mi sono reso nuovamente consapevole che questa energia, così la chiamo io, mi porta dove vuole. L'esempio di Cuba è un esempio straordinario di questo proprio desiderio di volere identificare me con quest'isola, io che vengo da un'isola,
un'isola in cui probabilmente devo avere vissuto precedenti vite, per amarla tanto così come l'ho amata e come l'amo, capito? Va bene, io direi, Roberto, sono altre domande. No, Non cioè, potremmo Ernesto ci farne tante, però ha regalato tanto del sì, suo tempo, ha detto cose meravigliose. e anche un po' dello spaccato un po' della sua vita, di quello che sente dentro. Sì, della parte umana. Sì. Allora, ragazzi, noi vi lasciamo in link, in descrizione, tutti i link, insomma, del workshop, dei libri, del sito internet, tutto ciò che in qualche modo può aiutarvi ad approfondire e se avete voglia anche di entrare in contatto con Ernesto, di partecipare a qualche suo workshop, cercheremo di farlo anche noi appena possibile. Insomma, fateci sapere cosa ne pensate, Appena prendete l'intervista. in Messico è un po' lontano, io l'aspetto in Chissà. Italia perché, insomma. Chissà, vedremo. Ernesto, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato, sei stato veramente Molto 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 gentile. gentile. Sì. Ti apprezziamo molto. Io ringrazio tantissimo sia te Damiano, sia te Roberto, perché nonostante non ci conosciamo personalmente ancora, spero che questo possa succedere, mi avete dimostrato con le vostre domande una profonda sensibilità umana al di là di tutto, Grazie, grazie. Quindi grazie, grazie, grazie questo per Ernesto. me significa tanto.